Questo è il primo protocollo che sottoscriviamo con un comitato provinciale pro loco sulla base di una delibera che la giunta regionale ha preso un paio di settimane fa. È ovviamente è un'opportunità che noi vogliamo dare in tutto il territorio regionale e nasce per impulso proprio al pro loco di questa provincia e quindi era giusto partire con questa sottoscrizione. Poi speriamo che anche negli altri territori venga presa questa come un'opportunità importante di collaborazione. Già di fatto sono tante le volte in cui iniziative vedono convergere risorse regionali e il contributo del pro loco. Gestione degli IAT ad attività nel territorio che sono la vera natura della Proloco stessa come elemento di promozione di qualità dell'intera regione. Per come è fatta la nostra regione, di tanti piccoli centri di grandissima qualità, è chiaro che il respiro, la presenza del Proloco è un valore estremamente importante perché sono l'anima di 100 iniziative. E nel caso specifico quindi noi sanciamo questa collaborazione, vogliamo rafforzare i servizi per il turismo, per chi verrà qua, rendiamo più flessibile la possibilità di lavorare all'interno delle due strutture per fare in modo che questa collaborazione storica possa sempre più strutturarsi. Convinti che il lavoro fatto fino ad oggi sia stato un lavoro importante, estremamente utile e che questo servizio fatto di tanto volontariato, che è un po' una caratteristica della regione, che il Proloco fanno certamente al loro campanile, perché il Proloco nascono sotto il campanile delle nostre comunità, ma messe tutte assieme, come nei coordinamenti provinciali, un grande servizio per l'intero territorio regionale.